Buongiorno amici nerazzurri, benvenuti a questa nuova puntata di Interagire, il programma dove potranno parlare con noi i tifosi tramite email e telefonate e dove cureremo la rassegna stampa di quest'oggi e analizzeremo la partita di questa sera dell'Inter in Champions contro il Twente. Il programma sarà condotto da me, Marco Rizzo, e da Angela Gaglietta. Ciao Angela. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti i nostri amici a casa. Allora, come hai annunciato tu, una puntata ricca di informazioni e di spunti proprio per la partita di stasera dell'Inter, quindi ricordiamo i nostri contatti, l'indirizzo mail info@intertv.it oppure su Facebook potete aggiungerci come InterTV tutto attaccato oppure seguirci appunto anche in diretta all'indirizzo www.intertv.it. Insomma, aspettiamo le vostre chiamate, fatevi sentire, sapete che è importante per noi la voce del tifoso nerazzurro. Saranno qui con noi oggi come ospiti a commentare la partita di stasera la nostra memoria storica, Massimo Buscemi. Ciao Massimo. Ciao, buongiorno ai telespettatori e a tutto lo studio. Ciao Massimo. Ciao. E il grandissimo Giorgio Ravaglioni. Ciao Giorgio. Saluto grande a tutti gli interisti a casa. Allora, partirei subito dalla rassegna stampa prima di tutto, per poi partire con le chiamate a iniziare la partita di stasera. Vediamo come intitola la Gazzetta dello Sport: Ricom in Champions, Inter contro tutti. Debutti in Olanda col Twente, Snyder. Partita dura ma vogliamo rivincere tutto. Torna Maicon, Moratti punge Ibra e il Milan. Il commento di Alberto Cerruti, le trappole del dopo mondiale, riferito ovviamente alle prestazioni non limpidissime di Milito. Apriamo il giornale, vediamo subito, avanti Champions. Snyder avvisa l'Inter, si riparte da zero. Dal trionfo di Madrid al debutto di Anscede, quasi a casa. Il Twente non è Calimero. Ricorda la Gazzetta dello Sport come da quando si chiama Champions League e le vincitrici dell'edizione precedente hanno cominciato piuttosto bene. L'unico capori sarà la stagione 94-95. Ajax contro la vincente Milan nell'esordio, 2-0 in Olanda. Ricordiamo come il Milan sia la squadra che si definisce la squadra più titolata al mondo e come solo loro riescano anche in questa impresa. Wesley comunque passa la partita e ricorda...